Raccomandai a Simonetta di chiudere sempre la porta alle spalle quando rimaneva sola a lavorare, dando una o due mandate. Così dichiarò ai magistrati, pochi giorni dopo il delitto, Luciano Menicocci, il responsabile della contabilità dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, AIAG, che affiancava nel lavoro Simonetta Cesaroni, la segretaria di 20 anni massacrata con 29 coltellate nella sede degli Ostelli, in via Poma 2, il 7 agosto del 1990. Ma perché raccomandarle di chiudersi a chiave? Di cosa aveva paura? Perché i dipendenti non hanno mai detto agli investigatori che lì lavoravano altre persone? E perché furono nascosti i fogli delle presenze al lavoro? Risulta che, nell'estate del 1990, erano stati assunti 3 collaboratori, figli di 2 dipendenti. Uno di loro lavorava nell'ufficio di via Poma. La sua firma compare sui fogli presenza ritrovati dopo 34 anni. Si chiamava Pierpaolo De Risi, aveva 28 anni ed era un bel giovane biondo. Perché nessuno ha mai fatto il suo nome? Conosceva Simonetta? Avrebbe potuto dire qualcosa di utile? Non lo sapremo mai. Infatti, De Risi è morto lo scorso 31 maggio, poche settimane dopo il ritrovamento dei fogli presenza che, nel settembre del 1990, una dipendente fotocopiò e consegnò al papà di Simonetta, Claudio Cesaroni. Quest'ultimo li diede al suo avvocato, che però non ne comprese l'importanza e glieli restituì. In quel periodo tutti pensavano che l'assassino fosse il portiere del condominio, Pietrino Vanacore, poi prosciolto. Cesaroni dimenticò quei fogli, che rimasero in un cassetto di casa per 34 anni. Nel 1996 il magistrato Roberto Cavallone si accorse che mancavano i fogli delle presenze e li fece cercare. Erano spariti quelli tra luglio e novembre del 1990. Nei mesi scorsi, però, la sorella di Simonetta Cesaroni ha ritrovato in casa le preziose copie di quei fogli presenza e quando le ha consegnate alla procura, i magistrati hanno fatto un salto sulla sedia. Infatti, i fogli spariti riguardavano proprio il periodo durante il quale lavoravano agli Ostelli i collaboratori mai interrogati, tra cui Pierpaolo De Risi. Dall'analisi di questi documenti è emerso che Simonetta, che lavorava in via Poma ogni martedì e giovedì pomeriggio, non firmava. La ragazza non era assunta, era stata prestata agli Ostelli dai suoi datori di lavoro, Salvatore Volponi ed Ermanno Bizzocchi, titolari dello studio commerciale Reli Sass, che aveva tra i suoi clienti la IAG. Dopo la sua uccisione, i colleghi si affannarono a dire di non averla mai conosciuta. «Sapevo che al pomeriggio lavorava una ragazza, ma non l'ho mai vista», dissero. «Era vero? Dai fogli delle presenze risulterebbe il contrario. Non solo, dagli atti risulta che Simonetta non veniva mai lasciata da sola in ufficio», raccontò ai magistrati Claudio Cesaroni nel 2003. Simonetta lavorò in affiancamento con il ragioniere Luciano Menicocci fino al 24 o 26 luglio del 1990, quando lui andò in ferie. Il papà di Simonetta precisò: «Secondo quanto mi diceva mia figlia, da quella data fu Bizzocchi a stare con lei nei pomeriggi in via Poma. Tra l'altro mi chiedo perché ci fosse la necessità di avere qualcuno con Simonetta in ufficio. Bizzocchi si limitava a farle compagnia». Perché questa paura di lasciarla sola? Cosa succedeva in via Poma? I superiori di Simonetta temevano che qualcuno, in possesso delle chiavi, potesse entrare e farle del male. Nel 2010, interrogato in aula, Menicocci disse: «Una volta, entrando in ufficio, ho trovato la porta chiusa senza la chiave. Ho chiesto: c'è nessuno? Ho fatto il giro dell'ufficio per vedere se c'era qualcuno, lasciando la porta aperta. Quando ho visto che non c'era nessuno, ho richiuso la porta e in quell'occasione mettevo sempre le chiavi nella serratura. Ma lì lavoravano diversi dipendenti e tutti avevano le chiavi. Poteva capitare di non chiudere la porta a chiave. Perché spaventarsi tanto? I superiori di Simonetta temevano che una persona pericolosa, magari con problemi mentali, potesse entrare? Nel corso delle indagini, i magistrati hanno tentato di stabilire chi possedesse le chiavi, ma non è mai stato chiarito. L'avvocato Federica Mondani, che assiste i Cesaroni, ha chiesto alla procura di riverificare tutte le presenze in ufficio
e di sottoporre all'esame del DNA le persone che ruotavano attorno a Via Poma. Tuttavia, la procura adesso vuole chiudere l'inchiesta. Il prossimo 19 novembre si terrà l'udienza per decidere se procedere o meno all'archiviazione. Alla luce di queste nuove scoperte, il giudice archivierà il caso o disporrà nuove indagini.